ragazzi, buongiorno, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video e sono contentissima di registrarvelo perché avevo tanta voglia di caricare un nuovo video, quindi oggi sono molto contenta. Sarà un video richiestissimo, ovvero il What's on my iPhone, che devo ammettere non essere uno dei miei video preferiti in assoluto, però me lo chiedete veramente tutti i giorni e quindi ho pensato che poteva essere una cosa carina farvelo. E comunque sì, non è che io detesti questo tipo di video, semplicemente magari prediligo altre tipologie, ma appunto mi faceva piacere farlo visto che me lo chiedete spesso. Quindi io direi che possiamo cominciare subito. Vedrete un po' le mie applicazioni, sfondo, cose varie, come ho organizzato il telefono. Non c'è niente di troppo particolare, però insomma vi lascio il video, spero che vi piaccia. Allora, così è come si presenterà fuori il telefono. Il mio è un iPhone 8 Plus color bianco, in realtà io lo volevo rosa ma non sarà più, e per compensare ho messo questa cover rosa che è l'imitazione di quella di Apple in realtà, perché l'ho presa su una pagina di Instagram. Mi piace un sacco, oltretutto l'adoro, ma in realtà mi piace un sacco anche il telefono senza cover, però ho troppa paura di romperlo. Questo qui è il davanti, come sfondo a questa foto con Enrico di quando siamo andati a Roma. E fondamentalmente ho tre schermate: la prima, che vabbè è quella con tutte le notizie, il meteo e quelle cose là; la seconda, che ha le prime applicazioni; e una terza, che c'ha queste tre cartelle che potrebbero tranquillamente stare qua sotto, però boh, me le ha messe qua. Lo sfondo è questo qui, ed è a questo punto e virgola, che è una cosa a cui io do un sacco di significato, per quello l'ho messo come sfondo perché mi piaceva. E vabbè, appunto, qui come vi dicevo ci sono un po' di cose generali che non sono proprio applicazioni, quindi sì, appunto notizie e cose del genere. E qua cominciano le vere applicazioni. Da su troviamo mail, calendario, foto e fotocamera, cose tutte quante normalissime che io uso quotidianamente. Sulle foto non ho tantissime foto perché, dato che non uso iCloud sul telefono, il backup delle foto, le trasferisco direttamente sul computer, in maniera che qua mi occupano poca memoria e so che se mi si rompe il telefono ce le ho tutte quante sul computer, non ho problemi. Poi sotto abbiamo app, orologio, meteo e note. Anche queste qua, tutte applicazioni che uso un sacco. E soprattutto l'orologio e il meteo, perché vabbè, l'orologio lo uso per le sveglie, per il sonno e cose del genere. Il meteo invece, sono una fanatica del meteo. Dovete sapere che controllo come sarà il tempo nei giorni successivi costantemente, non so perché. Vabbè, anche le note le utilizzo ovviamente. Poi vabbè, App Store, salute, impostazioni. Salute la uso soprattutto per vedere quanti passi faccio in un giorno, quando magari mi capita di muovermi a piedi o cose del genere. Poi abbiamo musica, la prima cartella, che è Spotify, punto musica, X Factor e Shazam. Spotify e musica le uso soprattutto in palestra. X Factor, vabbè, l'avevo scaricata, sono una fanatica di X Factor, quindi dovevo assolutamente votare quando lo facevo. E Shazam, che è quello per riconoscere le canzoni, che è sempre utile. Poi ho messaggi, FaceTime, promemoria, che non uso particolarmente, anche perché nella promozione i messaggi neanche ce li ho. E poi ho la cartella delle foto. In realtà questa cosa qua, se volete ve la faccio vedere meglio in un video apposito. Comunque queste qua in generale sono le applicazioni che utilizzo, con cui mi trovo molto molto bene. Le utilizzo praticamente tutte, non sono molte ma servono per qualsiasi cosa. Poi ho la cartella social, Gmail, Diary, Twitter, YouTube, Snapchat e Octree e 21 Buttons. Gmail io lo uso un sacco, cioè io sono fanatica anche delle mail, mi piace un sacco ricevere mail, non so perché. Direct ovviamente per i messaggi di Instagram. Twitter non lo uso particolarmente, quando mi annoio magari. Vabbè, YouTube, Snapchat in realtà non lo uso più, però lo tengo comunque qui. Octree, che è una piattaforma di collaborazioni per gli influencer, blogger, cose del genere. E 21 Buttons, che mi chiedete sempre se mi faccio un account su 21 Buttons. Io in realtà ce l'ho, me lo scarico costantemente, ma poi non lo uso mai, perché ragazzi non riesco ad usarlo, è più forte di me, non mi fa impazzire. Poi ho la cartella scuola, che ha dentro Google Traduttore per i compiti, Classe Viva, che è è il mio registro dove ho i voti, le assenze, roba del genere, e Photomap, che se non la conoscete ragazzi e siete studenti dovete assolutamente conoscerla, perché dovete sapere che vabbè, voi scrivete un'espressione, qualsiasi espressione, e ve la risolve, cioè vi fa anche il grafico e tutte queste cose qua, e quindi sì, insomma, può esservi utile. Comunque, poi continuando abbiamo Svago. In realtà questa cartella me l'ha chiamata così, ma vabbè. Questa qui è l'applicazione del Luci Cinema. Essendo che io ho la skin card, vedo qua il saldo dei punti, le promozioni e cose del genere. Qua ho My3, che è per la promozione, essendo che il mio gestore è appunto la 3. Quiz della patente, che prima o poi farò anch'io. E Cody Cross, che è l'unico gioco che ho, che non uso neanche tanto in realtà, però vabbè, quando mi annoio magari lo apro.
E poi la mia cartella preferita, stile di vita sano, che ha all'interno McDonald's e Burger King, le mie due applicazioni preferite del telefono, assolutamente. E quando sono annoiata mi capita di andare dentro e guardare, anche se è una cosa bruttissima da fare, soprattutto non fatelo se avete fame, non ve lo consiglio. Poi volendo potrebbe entrarci in quella cartella anche questa applicazione qua, che serve per monitorare i pasti, vedere le calorie, cose del genere, ma diciamo che il posto è occupato già dalle mie due applicazioni preferite. Quindi non c'è spazio per quella. Poi abbiamo tre cartelle che sono un po' inutili in realtà, cioè applicazioni che uso veramente poco, me le ha organizzate lui così e dato che occupano un sacco di spazio, le ho messe appunto in delle cartelle che mi ha nominato lui inteso l'iPhone e sì, insomma un po' di app così. Poi qua sotto ho le quattro app principali praticamente che uso, quindi telefono, Safari, Instagram e WhatsApp. E il mio sfondo di WhatsApp è una foto con mia mamma, mentre su Instagram, visto che tanti di voi non mi seguono, questo qui è il mio nickname se vi può interessare. Questo quindi era il video di oggi, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un pollice in su. Se volete il video dove vi spiego come le mie foto di Instagram, fatemelo sapere nei commenti. E iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, seguitemi su Instagram se vi va. E niente, fatemi sapere giù nei commenti qual è la vostra applicazione preferita, sono curiosa. Comunque niente, io mando un bacio enorme e ci vediamo molto molto presto con un nuovo video, ciao!